In questo video dedicato al glossario del web marketing e dell'e-commerce marketing vediamo alcuni termini che vengono utilizzati nell'ambito del web design per chiamare alcuni siti web e soprattutto la modalità con cui vengono realizzati. Il primo termine è sito statico. Un sito web statico è un sito web realizzato con il linguaggio di programmazione HTML e CSS, dove l'utente può solo visualizzare le pagine web o le informazioni contenute e non può quindi interagire con questi elementi, non può interagire con il sito web perché non ha delle informazioni dinamiche che vengono proposte in base agli input dell'utente. In questo sito web l'utente non può interagire con la pagina e non può modificare lo stato della pagina o gli elementi che sono presenti al suo interno. Inoltre, la maggior parte dei siti web statici normalmente non sono connessi a un database perché non richiedono informazioni dinamiche da fornire all'utente. I cosiddetti siti web vetrina, cioè i siti web aziendali che non richiedono una dinamicità, non richiedono un'interazione continua con l'utente e soprattutto non hanno una frequenza di aggiornamento costante e continuativa, sono realizzati come siti web statici. Al contrario dei siti web statici ci sono i siti web dinamici. Questi siti web sono realizzati con dei linguaggi di programmazione scripting, lato client o lato server, che vengono utilizzati per fornire dei contenuti dinamici agli utenti, in modo tale che queste informazioni possano essere cambiate in base alle richieste, in base agli input che vengono forniti dagli utenti tramite i clic sui pulsanti o tramite dei link oppure tramite l'input da tastiera, quindi una ricerca all'interno del sito. La maggior parte dei siti esistenti online, quindi dai social media ai blog o i siti web come gli e-commerce, sono realizzati come siti web dinamici, in quanto hanno sempre un database di appoggio e soprattutto forniscono dinamicamente le informazioni agli utenti. Un altro termine che attualmente viene molto utilizzato nell'ambito del web design è sito responsive oppure responsive web design. Il responsive web design è quell'approccio al web design che permette di realizzare dei siti web responsive, cioè dei siti web che si adattano al dispositivo che viene utilizzato dall'utente. Normalmente i siti web dinamici o statici hanno sempre avuto un layout fisso, quindi un layout che non cambiava a seconda del dispositivo, che fosse smartphone, tablet o PC. Attualmente invece il responsive web design permette di realizzare dei siti web che permettono di inquadrare, di soprattutto di riorganizzare gli elementi all'interno della pagina in modo tale che entrino all'interno dello schermo dell'utente, che sia smartphone, tablet o PC. Grazie a questa tecnologia di web design, il tuo sito web sarà visualizzabile correttamente sia sui dispositivi mobile come smartphone e tablet, sia su PC, sia su nuovi schermi o nuovi dispositivi che verranno in futuro. Questo perché il responsive web design permette di riorganizzare gli elementi all'interno della pagina web a seconda dello schermo, delle dimensioni dello schermo dell'utente, non in base alla tipologia di dispositivo. Se hai un sito e-commerce è importantissimo che il tuo sito web sia responsive, cioè si adatti ai dispositivi come smartphone e tablet, perché adesso la maggior parte degli utenti arrivano tramite questi dispositivi. Un ultimo termine che ti vorrei indicare in questo video è W3C. Il W3C è quel consorzio, quell'ente non profit che è stato fondato dal creatore di internet, da Tim Berners-Lee, ed è quel consorzio che si occupa di standardizzare i linguaggi di programmazione e i protocolli di comunicazione utilizzati all'interno di internet. Questo consorzio mette a disposizione tantissimi tool che ti permettono di convalidare la struttura o il linguaggio di programmazione con cui è stato realizzato il tuo sito. Quindi se hai un sito web o un sito e-commerce, il mio consiglio è di verificare che il tuo sito sia stato realizzato correttamente secondo in base agli standard definiti dal W3C, dal consorzio internazionale. Per fare questo, segui il link che ti inseriremo nella descrizione in fondo al video. Ci vediamo nei prossimi video con ulteriori approfondimenti sui termini utilizzati nel web marketing e nell'e-commerce marketing.